scenica. Non possiamo più scappare dalle nostre responsabilità, è un pochettino che ne parliamo e oggi finalmente inizia l'addestramento di Blu per chiudere la porta. Ma non perdiamo tempo, chiamiamo subito le bimbe e iniziamo immediatamente. Bimbe! Chi è? Vieni! Ecco, finalmente si mangia! Cosa facciamo, Filo? Adesso te lo spiego, Mary. Ma c'è da mangiare anche per me? Sì, se dai il buon esempio anche tu, mangerai anche tu. Allora, bimbe, oggi Blu inizierà ad imparare a chiudere la porta, cosa che voi due sapete già fare benissimo. Abbiamo fatto anche tanti video in cui vi ho fatto vedere come gliel'ho insegnato a Liz e poi a Mary. E lo sanno fare, direi, abbastanza bene, soprattutto Liz. Ma non perdiamoci, sappiamo già quello che dobbiamo fare. Dobbiamo solo metterlo in pratica con la piccolina. Piccola, sei pronta? Blu? Ah, già, quello è il mio nome. Vuoi imparare a chiudere la porta? Però voglio tanta pappa. Ok, iniziamo. Questo è quello che succede intanto che preparo il set del video. Blu va a dar danno a tutti. Non so se Blu arriverà in vita al momento in cui riuscirà a chiudere la porta. L'abilità indispensabile che ci serve per chiudere la porta, ovvero, come dicono i tecnici nello sport, il fondamentale che ci serve, è quello di dare la zampa. E Blu, se state guardando i video, l'ha già imparato. Sono sommerso da cani, ma i nostri fan più fedeli dovrebbero aver già visto il video in cui ho insegnato a Mary e Shelly a chiudere la porta sotto esempio di Liz. Quindi noi oggi utilizzeremo... Aia! Utilizzeremo grosso modo lo stesso sistema. Se riesco a salvarmi da questa sbranata che sto ricevendo, aiuto, aiuto! Ok, ma dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al ripasso del qua la zampa. Quindi partiamo dalle grandi, Mary, se non mi starnutisci addosso preferisco, grazie. Partiamo dalle grandi e facciamo la cosa più facile, che tutti i vostri cani sanno farlo, scrivetelo nei commenti, e dare la zampa. Mary seduta, dammi la zampa. Brava, brava, è andata anche Blu. Dammi la zampa, Liz. Brava, ok. Pia, non mi mangiare la mano, piano. Blu, to, dammi la zampa. L'avete vista la tripla zampa coordinata? Voi non lo sapete fare, eh? Domani che arriva Shirley ve la faccio vedere quadrupla. Aia! Ma basta mordermi! Adesso ti sbrano. Ti sbrano! Vai, Filo! Vai, menala, menala, menala! È insopportabile sto cagnolino! Altro momento pubblicità molesto di Blu, che è in cerca di guai. E sembra che li abbia quasi trovati. Oh mado, raga, tra l'altro vi giuro che siamo in quattro in questa stanza. Qualcuno che non sono io qua ha scoreggiato, ve lo giuro, una puzza tremenda. Adesso vi faccio vedere le loro facce da vicino e mi dovete dire in base a quanto sono sospette chi è stato secondo voi a scoreggiare. La mamma fa un po' la vaga, non guarda in camera. Non ci pensare neanche, io sono una signorina. Sei stata tu a scoreggiare? Ma non ci pensare neanche. E tu invece, patatina, sei stata tu a scoreggiare? Che cos'è una scoreggia? Va bene, nessuno confessa, ma arriverò in fondo alla questione. Non perdiamoci, andiamo avanti. Ho l'attenzione di tutte. Adesso voi due mi mostrate come si chiude la porta. E tu guardi e stai zitta. Tutto partì da un vecchissimo TikTok in cui dissi a Liz... Ehi, ma perché non mi dai da mangiare? Niente, vai avanti. Tutto partì da un vecchissimo TikTok in cui chiesi a Liz: mi chiudi la porta per piacere? Aspetta, sono ipnotizzata. Chiudi la porta, vai. Oh. Bene, chiudi bene quella porta. Brava. Da questo momento Liz diventò virale e lo insegnò a Mary. E questo è il risultato di Mary. Mi chiudi la porta per piacere? Ah sì, la porta, la so io. Tieni, guarda. Liz è la classica saputella secchiona compagna di banco che quando fanno domande agli altri alza la mano e dice sempre la so io. Ma noi stiamo interrogando Mary e quindi in qualche modo dobbiamo farlo fare Mary. Puoi per favore chiudermi la porta? Chiudi la porta. Non farlo tu, Liz, l'hai già fatto due volte. Vai Mary, chiudi la porta. Brava piccola! Ottimo, Liz e Mary un po' arrugginite ma ci sono. Vediamo se Blu ha capito qualcosa di quello che è successo fino adesso. Rimango 5 minuti con Blu perché così è ingestibile. Voi non vedete niente che stanno davanti e io divento pazzo. E questo mi sta dando la zampa, poverina. Quindi sta anche facendo bene, ma voi non la state neanche vedendo.
Sei pronta? La progressione in casi normali sarebbe il dai la zampa contro la porta, però in questo istante mi è venuta in mente una cosa. Siccome lei è molto agitata, potrei provare anche col salto contro la porta direttamente. Tanto dopo, una volta che ha capito, ah, sì, ho che capito, se lo fa, te mangia, dici questo, può farlo anche con la zampa. Ecco, questa cosa qui che sta facendo contro di me, ma contro la porta. Mia zampa. Brava ancora! Vai zampa! Brava piccola! La porta si è mossa di poco, ma io la premio perché ho bisogno che lei lo faccia, e lo faccia, e lo faccia. No, così mi mangi le dita. Devi saltare. Nella mia testa, non so perché, era molto più facile. È un cucciolo brillante, è un cucciolo che ha fame, ma è tosta, ragazzi. Beati voi che lo vedete in 5 minuti, però almeno mettete like, che non vi costa, cioè, niente. So cosa state pensando, ed è proprio vero. Se non avete pazienza, lasciate stare i cani. Se non siete persone pazienti e non siete sicuri di potervi occupare dei cani, lasciateli stare dove sono. Perché i cani sono una favola, però moltissime volte richiedono che voi vi annulliate completamente per star dietro a loro, e dovete essere pazienti e amorevoli nei loro confronti. 92 minuti di applausi! Tante chiacchiere, poco training finora. Adesso ho bisogno di mettermi sotto e ho bisogno che Blu dia la zampa in modo più veloce e senza pensarci troppo. Quindi faccio un leggero passo indietro, che a voi non mostro, e facciamo dare la zampa a Blu una decina di volte. Oh, ne ha fatta un'altra! Raga, vi giuro, ne ha fatta un'altra! È una puzza atomica! Smetti di scorreggiare! Basta! Forse dovrei fare una pausa e mandarla fuori. Giorno 2, buongiorno, Blu ha già fatto la pappa, adesso facciamo una passeggiatina veloce, così si calma ben bene, e poi ci rimettiamo subito al lavoro, anche perché ieri non è che abbiamo imparato tanto, eh. Quindi prima andiamo a spasso. Mattina del giorno 2, Blu si è svegliata bella fresca, ha detto, e dice di voler fare un giretto al mare prima di fare il training. Liz, Mary, secondo voi Blu oggi farà progressi con la porta? Assolutamente no! Non lo so, no. Non l'ho vista proprio molto molto sveglia ieri. Facciamo un lancio di bastone, Liz? Va bene. Va bene anche quello, dai, vieni. Vediamo chi lo prende prima, se Liz o Blu. Tanto Mary te non giochi, no? Vai! Attenzione, l'ha preso Liz. Mary che fa la scorta, come sempre. Attenzione! Prova il colpaccio! Però niente, Blu, anche il bastone è un'altra cosa che dobbiamo imparare. Blu ha dichiarato che nella sola giornata di oggi riuscirà a chiudere la challenge della porta. Onestamente non credo, però l'ha detto lei. E allora andiamo subito a casa a vedere che progressi farà Blu oggi. Brava, vieni. Brava! Ho dovuto ricorrere a questo stratagemma per bruciare delle tappe, ovvero gliela guido io. A few moments later. Dammi la zampa, dammi la zampa. Sì! Brava! Un saltino per chiudere la porta e l'ha chiusa. Ancora non ha assolutamente capito che cosa sta facendo, però è un piccolo progresso per la piccolina. E questa è la mattinata del giorno 2, che andrà così per più di un'ora. Noi andiamo avanti, beati voi che non la vedrete tutta. Ci vediamo domani. Eccoci qua, passeggiata mattutina per le bimbe, per schiarirsi la mente. Blu, oggi deve essere il gran giorno, eh? Giorno 3. Adesso vi fate una sgroppata spensierata. Oh, buongiornissimo. La giornata promette bene, la bimba sembra avere tante energie e Liz tanta ispirazione. Mary scava. La cavalla pazza. Blu, Blu, vai piano lì. Perfetto, tutto pronto, andiamo a prenderci la porta. Giorno 3, questa volta Blu deve anche cenare e non se la caverà con una zampa. Nel frattempo Blu vi chiede di arrivare almeno a 1000 like, vero piccola? Ma come minimo! È un pochettino di tempo che sono passato a un'altra strategia, o meglio le sto alternando. Una è questa della zampa, l'altra è quella che per ora mi ha dato più soddisfazione, che è quella del saltino. Chiudi la porta. Brava piccola, brava, brava, dai, dai, dai! Cioè non sono in povero. Attenzione! Ancora? Sono arrivato a un passo. Se lo faceva gli davo tutta la ciotola, per proprio gratificarla al massimo. Siamo sulla buona strada. Oggi è un giorno buono. Chiudi la porta. Oh, bravissima! Qui gliene do un botto, qui gliene do un botto. Brava piccola, buona quante, buona quante. Brava, 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 brava. Consolidiamo. Qui e ora. Che in latino si dice? Scrivetelo nei commenti. Ma io che c***o ne so, scusa. Chiudi la porta. Brava, ancora tanta pappa, ancora. Raga, io vi ho detto che questo era il penultimo giorno, ma rischia seriamente di diventare l'ultimo. Vorrei tanto essere in voi che state per scoprirlo in qualche minuto, e invece io sono giorni che ci sto dietro. Però guardate che carina, è un piacere stare dietro a questa patatina, vero?
Se anche voi pensate che ce la possiamo fare, aiutateci con un sacco di like. Andiamo avanti, bimba. Certo, guarda quanto sono brava. Brava, due crocchine, brava. Cerco piano piano di farle mancare sempre di più la mia presenza, di assisterla al meno possibile in modo da renderla sempre più autonoma. A proposito, volevo fare, per farla familiarizzare con l'oggetto porta... Dai, rialzati, ho fame. Ditemi cosa ha fatto, io l'ho girato verso di qua, ditemi cosa ha fatto che divento matto. Ha provato a richiuderla da chiusa? Giusto appunto, stavo dicendo. Adesso provo a fargliela anche aprire. Blu, vieni. Brava, molto bene. Facciamolo altre due o tre volte, deve capire che cos'è questo oggetto. Torniamo a noi. Vai a chiudere la porta, vai. Se ne faccio molte, adesso puoi anche mandarla avanti veloce con lei che sale, scende, finché non si arriva. Ma che molte, te non hai capito che sono un genio. A questo! Allora, Blubli, chiudiamo il giorno 3 con una prestazione molto brillante, dai. Confido e spero che questo sia veramente il penultimo giorno. Ci vediamo domani o tra qualche secondo per voi. Richard, io ho già salutato, ho detto ci vediamo domani, giorno 3, però adesso... Ecco, vedi? Ecco, vedi? Che devo fare con sto cane? È ancora il giorno 3, raga. Stavo parlando con l'editor, avete sentito? È ancora il giorno 3, questa già la chiude da sola. Vi rendete conto? Ci vediamo domani, per davvero. Adesso anche se la chiude col sedere, testa in giù, in verticale, non ve lo faccio più vedere. Ci vediamo domani. Giorno 4. Oggi è semplicemente il giorno della prova finale. Non faremo più training, ma forse la prova finale verrà, a quanto pare, anche un po' troppo. Come di consueto, per la prova finale ho invitato Aka per vedere il risultato e godiamocelo tutti assieme. Blu. Volevo dire che prima di vedere Blu fare questa cosa ho detto è impossibile che ce la fa. Ora vediamo subito e direttamente il risultato finale. Vi ricordo, il nostro obiettivo in realtà è comandare il cane da remoto. Passiamo direttamente alla prova finale. Come vedete ci siamo posti a distanza dalla porta e abbiamo anche tre cani che fanno da ostruzione a Blu, che deve un pochettino evitarli per andare a chiudere la porta. Ci siamo. Mi chiudi la porta per favore? Attenzione, perché si è attivata l'X per sbaglio. È come quando attivi Siri per sbaglio. Vediamo se l'X ce lo lascia fare. Blu, chiudi la porta per favore. Sì, ma volevo una cosa un po' più scenica. Esatto! Vito è arrabbiatissimo, adesso gli diamo un'altra pappa. Iscrivetevi al canale. So fresh, just the way you like it.